Renzo Bruno, quanto è stata grande la soddisfazione di aver conquistato questo titolo regionale autunnale Under 18? Sicuramente sono molto contento perché comunque arrivare ai primi è sempre bello, soprattutto quando comunque giocare in casa se, è sempre fantastico. Importante anche il sostegno dei soci, insomma, sentire vicino nel momento in cui ci si accinge a compiere quello che è un successo sportivo. Beh, sicuramente i soci danno quella spinta in più che serve per tirar fuori anche certe volte quelle cose che servono per vincere. Quello sicuramente serve. Mi parli un po' di quello che è stato il percorso che avete fatto prima di raggiungere la finale contro il finale. Beh, allora, ci sono state delle partite che dal mio punto di vista sono state dure, nel senso la semifinale, se non mi sbaglio, è stata contro il Genoa Tennis School, che ho vinto 6-4, 7-6, se non mi sbaglio, e lì sì, è stata molto dura perché comunque avevo davanti uno che giocava bene e che mi dava molto fastidio. E poi sì, per altre partite c'è stata un'altra, sempre contro il Genoa Tennis School, che anche lì è stata molto lottata, però per il resto sì, dal mio punto di vista è stata abbastanza diciamo serena. È un trampolino di lancio verso un 2022, che insomma ti vedrà alla ricerca di altri obiettivi. Sì, sì, speriamo, anche perché quest'anno diciamo che è stato un anno un po' duro, perché ci sono stati 6-6-7 mesi in cui non ho giocato proprio bene, però ora invece mi sento molto carico per iniziare appunto questo fantastico 2002. Sì, 2022. Cosa significa far parte del park? Il park sicuramente è un circolo molto molto importante, e quindi anche diciamo che vestire la maglia del park è sempre comunque una grandissima responsabilità. Questo sicuramente, diciamo che quando si gioca per il park bisogna lottare sempre punto per punto. Che tipo di giocatore sei? Sono uno un po' pazzo, nel senso che dipende molto dalla giornata, cioè che ancora in questo momento faccio molta fatica a capire un po' come giocare contro ogni avversario. Però sostanzialmente sono uno a cui piace spingere su ogni palla, e a cui piace anche andare a rete, e che piace anche certe volte, diciamo, variare un po' il gioco. Hai visto le ATP Finals? Cosa ti ha colpito? Beh, sicuramente mi ha colpito molto Djokovic, anche perché è veramente fantastico, soprattutto dal punto di vista mentale. Poi mi ha colpito molto Sinner, perché sinceramente non pensavo che facesse questo grandissimo percorso, nel senso che comunque si era lottata fino alla fine anche con Medvedev. Ultima domanda, un sogno da realizzare nel tennis? Il sogno, diciamo che il sogno più grande sarebbe quello appunto di diventare almeno nei primi 100, però già riuscire a diventare diciamo già 2-2, 2-1 e combattere per vincere qualche Open sarebbe già un buon traguardo.